Ritornerà a essere fruibile il Ponte San Giuliano. I lavori inizieranno nella primavera del 2020 e dureranno tra i 12 e i 18 mesi, lo ha detto Giancarlo Cancelleri, il deputato del Movimento 5 Stelle, a margine della visita del ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli in Sicilia. Il ponte in questione, sul quale sono in corso delle verifiche statiche su due piloni, è chiuso da 2 anni e la deviazione crea notevoli problemi al flusso veicolare provenienti dalla statale 640. La buona notizia per la comunità nissena è che il viadotto San Giuliano non verrà abbattuto, ma invece verrà ripristinato e Caltanissetta non perde un'importante via d'accesso, perché dopo anni di danni rischiavamo davvero di subire la beffa finale. Fortunatamente il ministro Toninelli ha imposto ad ANAS, ha concordato anche con ANAS, quelle che invece hanno le linee di intervento per rispettare anche quella che è una importante città, capoluogo di provincia come Caltanissetta, che deve invece avere anche questa via d'accesso, oltre a quelle che sono già previste nel progetto per il raddoppio della strada 640 che da Caltanissetta va verso Agrigento. Questo è un dato positivo a fronte di un coordinamento, di un confronto che c'è stato anche con ANAS e soprattutto col Ministero, di cui il Movimento 5 Stelle si è reso il principale protagonista. E questa cosa, chiaramente sottolinea l'attenzione che in questi mesi abbiamo avuto sia come, realtà locale, come con il nostro Consiglio Comunale, sia come deputazione regionale, ma anche nazionale, e ci siamo impegnati appunto per raggiungere questo obiettivo per noi importante e fondamentale per la nostra comunità. Ci sono buone notizie anche però per il resto della provincia, soprattutto per le strade provinciali che percorrono il vallone, che vanno fino a Mussomeli e che insomma in qualche modo inglobano tutto l'Interland. Dopo anni di disagi, finalmente con la nomina di un commissario straordinario con poteri speciali potremo abbattere drasticamente i tempi burocratici per fare le gare d'appalto e per intervenire. E questa cosa darà la possibilità finalmente di avere una viabilità più normale. Cosa fare però nell'immediato? E questa è una proposta che insieme col ministro Toninelli poi abbiamo portato anche al presidente della regione, è quella di utilizzare i mezzi che ha l'ESA e la possibilità anche di utilizzare gli operai forestali per ripulire le strade dal fango e tutte le caditoie. Questo grazie anche all'aiuto di cittadini come il comitato appunto di Mussomeli, di cui Francesco Amico è uno dei maggiori propositori, i quali ci hanno regalato questa importante iniziativa e idea. Io per questo li ringrazio.